sinceramente il fatto che Oscar ti abbia risposto ha fatto bene, ma le risposte di Oscar sono state eleganti e da signore, rispettose, e semplicemente ha chiarito la situazione in maniera onesta e sincera, cosa che probabilmente non hai fatto te, anche perché penso che se eri così tanto sincera non avevi il bisogno di bloccare Oscar. Addirittura io ho provato a chiamare la signora Raffaella Mennoia e mi ha negato la chiamata, non mi ha risposto, mi ha mandato un messaggio scritto: non ho intenzione di parlare. Cioè, non hai intenzione di parlare con me? Cioè, cosa avremmo fatto esattamente di così sbagliato? Tant'è che gliel'ho scritto. Gli ho scritto: scusami Raffaella, ma solitamente le cose si chiariscono a voce, non tramite messaggi in Instagram o tramite stories. Cioè, Instagram, ragazzi, non è la realtà. Quindi, in teoria, se avete un problema con una persona, la chiamate al telefono e ci parlate, anche a costo di litigarci, ma è quella la realtà, non è Instagram. Sinceramente, il fatto che Oscar ti abbia risposto,